L'Alma Juventus-Fano batte con un rotondo 5-1 l'Avezzano al Mancini in una gara che, dopo un primo tempo condotto con grande autorevolezza alla squadra di Mosconi, chiuso sul doppio vantaggio, nella ripresa la rete di Dos Santos riapre la partita con l'Alma, capace di chiuderla solo nelle battute conclusive. Mosconi conferma l'impianto consolidato nel suo 3-5-2, invertendo i due centrali di difesa Tomassini e Bonacchi e proponendo due esterni molto offensivi come Sergio e Brunetti, mentre l'Avezzano, con modulo speculare, affianca in avanti De Almeida a Dos Santos, direzione di gara affidata a Di Benedetto di Novi Ligure. L'Alma parte propositiva come al solito, ma senza riuscire a pungere, un Avezzano che attende provando a puntare sulle ripartenze. Così la prima occasione della gara arriva su calcio piazzato di Nappello al 16esimo. Coco vola a deviare in corner. Due minuti più tardi è Sergas che può sparare col destro da buona posizione senza inquadrare la porta. L'Avezzano si affaccia in avanti al 21esimo con lo spunto di De Almeida che trova Bizzini attento. L'Alma controlla il gioco e colpisce allo scoccare della mezz'ora. Oxa allontana male di testa, Nappello raccoglie e disegna un cross stupendo che premia il puntuale inserimento di Capezzani che di testa non lascia scampo a Coco firmando l'1-0. L'Alma non si accontenta e tre minuti più tardi raddoppia con Schiaroli che, pescato da Nappello dalla bandierina, schiaccia imparabilmente alle spalle del portiere neroverde per il 2-0. L'Avezzano accusa l'1-2 granata e traballa, ma i ragazzi di Mosconi si accontentano di amministrare il punteggio fino all'intervallo. Dopo il riposo, l'Avezzano cambia modulo e dopo un primo squillo in appello sull'azione successiva accorcia le distanze con Dos Santos che in area riesce a beffare portiere e difesa granata con un tocco sotto misura che vale il 2-1. La rete abruzzese pare scombinare i piani ai padroni di casa che improvvisamente perdono la lucidità e le certezze della prima frazione e soffrono tantissimo, più per proprie colpe che per i meriti di un Avezzano non certo irresistibile che viene piegato solo a meno di 10 minuti al termine, quando Drolet approfitta di una sponda di Broso per involarsi in area, saltare Coco in uscita ed essere messo giù da Zanon. Di Benedetto non ha dubbi e comanda la massima punizione. Broso dagli 11 metri non sbaglia firmando il 3-1. Rischia ancora qualcosa la squadra granata intorno al 90esimo prima di arrotondare il punteggio nei minuti di recupero, con Nappo che deposita in rete al 93esimo l'assist di Niang per il 4-1 e poi con Drolet che mette il sigillo personale del 5-1 sulla gara proprio prima del triplice fischio finale.